le terze parti karmiche tra fiamme gemelle. Allora, come funziona generalmente un po' il processo? Sono due casi, partiamo dal femminile. Il femminile si risveglia e inizia la notte buia dell'anima, eccetera, quando incontra la sua fiamma, oppure incontra prima qualcuno, quello che chiamiamo la falsa fiamma o comunque terzi karmici, che la fanno risvegliare e per cui lei inizia il lavoro. Quindi, ok, il processo di guarigione inizia così per la fiamma femminile. Può essere o con la sua fiamma o con qualcun altro. Questo che cosa vuol dire? Cos'è il processo di guarigione? Incontro quella persona, mi arriva una botta di energia che mi fa aprire il cuore. Quando si apre il cuore, escono tutte le sofferenze, i dolori, i blocchi che erano rimasti intrappolati dentro il cuore chiuso. Dobbiamo elaborarli per pulire il cuore e vivere l'amore in modo puro e libero. Al maschile che cosa succede? Incontra la sua fiamma femminile. Il maschile inizia ad aprire il suo cuore perché il maschile apre il cuore sempre quando incontra la sua fiamma femminile. Ok, cosa succede a questo maschile? Deve anche lui pulire il suo cuore. Quindi, perché tante volte il maschile si fidanza dopo che ha conosciuto il femminile oppure cambia partner oppure eccetera eccetera, perché deve andare a ripulire tutte quelle vecchie ferite che erano incastrate dentro il cuore e lo deve fare ovviamente con terze parti karmiche che sono utili per quella guarigione, quindi deve passare attraverso quei rapporti tossici, disfunzionali, eccetera, eccetera, esattamente come ci è passata prima al femminile o come ci sta passando anche direttamente con la sua fiamma. E, è un processo di guarigione del cuore, quindi voi non vi dovete arrabbiare con la vostra fiamma se ha altri rapporti. Sta guarendo esattamente come state guarendo voi. Questo è il processo che poi in realtà è semplice.